Ma ben ritrovati ancora qui, eh? State aspettando la top? No, io vi dico prima di passare per la descrizione del video e guardare un attimo i link. Ho aperto una paginetta etta di Instagram dove pubblicherò curiosità e piccoli video veloci su un po' di tutto. Quindi, beh, se volete rimanere sempre aggiornati, assolutamente seguitemi anche lì. O la maledizione del Joker vi colpirà. Shit. Volete capire cosa intendo dire, vero? Beh, partiamo dal principio. Il Joker è uno dei personaggi più belli, a mio parere, caratterialmente. Insomma, è pazzo, ma allo stesso tempo non lo è, e ti tira fuori frasi che colpiscono il cuore delle persone ogni volta. Ma sappiamo tutti che è l'antagonista perfetto per Batman. Sempre così serio e composto, un vero guastafeste quello lì. Ma recitare un antagonista così tosto richiede sacrifici. Addirittura si pensa ci sia una maledizione dietro questo personaggio. Cominciamo con un po' di storia. Come saprete, Joker è stato creato apposta per Batman. È un nemico diverso dagli altri perché lui è proprio il contrario del Cavaliere Oscuro. Non è un gangster ordinario, un personaggio in continuo conflitto sia col Batman che con se stesso. Ma sapete chi l'ha creato? È il famoso Bill Finger. Ok, lo so, non è così famoso per molti, perché tanti si limitano a guardare le storie e basta. Altri invece, come me, vogliono sapere chi ha creato queste storie e questi personaggi. Per questo quelli come me sapranno che Bill Finger ha preso ispirazione da un famoso film del 1928 chiamato L'uomo che ride per creare il Joker. Infatti il suo personaggio principale è un tizio che ride in continuazione. Quindi la prima apparizione nei fumetti è stata nel 1940, precisamente il 25 aprile, ma a noi interessa sapere degli attori, quindi vi dico subito che la prima apparizione in TV è stata nel 1966, è stata interpretata da Cesar Romero. Suo padre era un umile lavoratore che aveva un negozio a New York. Sfortunatamente l'attività venne chiusa per problemi economici, ma Cesar era talmente bravo come ballerino e attore che riusciva a mantenere la famiglia con il teatro. Durante la sua epoca era uno dei più bravi e famosi attori di tutti i tempi. Lo si poteva vedere in TV e sentire alla radio, insomma, ovunque. Il ruolo per cui è ricordato maggiormente in realtà non è quello del Joker, ma quello di un Latin Lover, che appariva in varie serie TV. Negli anni 60 l'uomo stava invecchiando e quindi non poteva più fare parti da giovane. Così, all'età di 58 anni, è diventato un pagliaccio. Mi spiego meglio, non un pagliaccio qualunque, ma il primo vero Joker. È vero, questo particolare antagonista richiede molta energia e forza, ma a quei tempi sappiate che la serie TV di Batman era più una commedia che una pellicola d'azione. Attenzione, Batman! Batman! Oh! Per quello anche un ultra sessantenne poteva interpretare il Joker, ma Cesar Romero si sbagliava su una cosa. Non era così bello, dopo tutto, diventare l'antagonista di Batman e non era facile. I primi problemi cominciarono dopo una settimana in scena. Aveva sempre un grande mal di testa. Pensava fosse per via della preparazione del trucco che richiedevano ore, ma non lo era. Anche dopo aver finito di filmare, tornava a casa e questo mal di testa non passava mai e spesso diceva di sentire le risate del pagliaccio rimbombargli la notte in testa. Nessuno del set ci aveva dato molta importanza, perché dopotutto tanti attori i primi tempi provano emicranie e altre cose che li fanno star male, ma non avevano compreso l'importanza di questa cosa. Era appena cominciata la maledizione del pagliaccio. Passiamo ora a Jack Nicholson. Nel 1989 Tim Burton ha presentato la sua versione cinematografica del Batman, una pellicola completamente diversa dalla commedia di prima. Michael Keaton come Batman, toni oscuri e argomenti mentalmente pesanti. Finalmente stavamo entrando nell'era del vero Cavaliere Oscuro, e quello del Joker che tanti hanno cominciato ad amare davvero. Burton voleva un personaggio simile a quello del comic, così si rivolse a un professionista del settore, Jack Nicholson. E non si sbagliava per niente, Nicholson risultò essere veramente adatto alla pellicola e interpretare questo antagonista era il meglio per lui. Ancora oggi moltissimi fan lo considerano il miglior Joker mai visto. Se non sapete di cosa parlo, andatevi a vedere Shining e capirete perché era il più adatto ai tempi. Ma anche lui non ha passato un bel periodo durante le riprese del film. Soffriva spesso di ansia e insonnia e a quanto pare lo stress che deriva dall'interpretare uno psicopatico così potente mentalmente non lasciava scampo al suo vero io.
A volte nella vita reale non riusciva a tornare se stesso. Alcuni dicono che Nicholson abbia smesso di recitare quella parte per paura di impazzire davvero. Infatti, quando Heath Ledger aveva preso il suo posto nel Cavaliere Oscuro, Nicholson ha messo in allarme l'attore dicendo che non sarebbe stato facile interpretarlo e che su questo personaggio c'era una specie di maledizione che ti faceva impazzire davvero. E quando appunto Ledger era morto, le sue convinzioni si sono fatte sempre più reali. Mai rubare la barbara in barba a un barbaro. Passiamo allora a uno dei Joker più controversi, quello di Heath Ledger. Solo questo attore ha avuto una tragica fine. Ovviamente non possiamo dire sia colpa della maledizione del Joker, oppure sì. Ha messo anima e corpo nel personaggio, facendo del suo meglio per interpretarlo, ed è stato quello che si è distaccato di più dai fumetti per creare qualcosa di unico, che rappresentasse davvero l'oscurità più pazza mai vista. L'attore non ha solo letto ogni fumetto del Batman con il Joker, ma ha anche visto i film più strani e malati di tutti i tempi, compreso Arancia Meccanica e ovviamente L'Uomo che Ride. Ma per lui non era sufficiente. Aveva un diario addirittura chiamato Diario del Joker, dove annotava tutto il necessario per recitare meglio e tutte le follie che riteneva adatte da compiere nel film. Qui teneva anche foto di pagliacci e animali, come per esempio le iene. Non chiedetemi perché. Per un mese si era anche rinchiuso in un hotel a Londra senza avere contatti con nessuno, sperimentando le voci e le risate per perfezionarsi. Dormiva solo 2 ore al giorno per provare l'insonnia. Questo lo aveva reso così uno dei migliori psicopatici assassini geni di tutti i tempi. Quando aveva finito di girare la pellicola, Ledger ha ammesso che è stato il più bel personaggio che abbia mai recitato. Ma la storia non è finita. L'attore prendeva molte medicine e andava spesso da vari medici per avere le ricette. È stato trovato morto 6 mesi prima della premiere del Cavaliere Oscuro nel suo appartamento. Tanti pensano sia stata colpa del Joker e che recitarne la parte avesse richiesto davvero troppo. Passiamo quindi a Jared Leto. Lui non aveva alcun problema a condividere dettagli riguardanti il suo personaggio, al contrario degli altri che erano molto riservati. Però nonostante Suicide Squad sia stato un mezzo flop, c'è da ammettere che Jared Leto si è preparato minuziosamente per il ruolo. Diceva che era un personaggio senza limiti e veramente fuori di testa, ma allo stesso tempo con una genialità assurda. Per questo motivo lo interpretava al 100%, quasi 24 ore su 24. Quindi pure fuori dal set, ad esempio, aveva preparato per i suoi colleghi una volta dei regali particolari, come un topo vivo a Margot Robbie, oppure delle pallottole o un maiale morto, e tanti altri che non posso dire in un video su YouTube. In un'intervista ha anche ammesso di aver visto dei video abbastanza controversi di cui non poteva fare nomi. Insomma, per interpretare il Joker, secondo lui ci voleva un'immersione davvero completa e una voglia come pochi, ma gli era comunque piaciuto molto. E ora passiamo all'ultima incarnazione del personaggio, quello di Joaquin Phoenix. Dopo aver visto il film sulla nascita del personaggio, o almeno uno dei tanti modi in cui nasce, possiamo affermare con certezza che quello di Phoenix è un Joker diverso da tutti gli altri. Anche perché non è il solito film di supereroi o supercattivi, ma una pellicola a parte che forse non si connetterà mai al mondo di Batman. Questo film è un thriller psicologico forte e mentalmente devastante che racconta della caduta di un uomo malato mentalmente dall'inizio. Durante le riprese, Phoenix ha ammesso che il Joker lo spaventava e a volte lo faceva impazzire davvero. Per prepararsi ha dovuto perdere 24 kg e mentre leggeva la sceneggiatura a volte non sapeva come comportarsi in certe parti perché era troppo triste sentire di Arthur Fleck. Il fatto di dover mangiare poco e avere sempre fame è stato fondamentale per comprendere il Joker al meglio. Un altro dei modi con cui è riuscito ad acquisire la risata ormai famosissima ovunque è l'aver guardato video di persone con la sindrome pseudobulbare. In poche parole è una malattia che fa ridere le persone proprio come il Joker. Ne ha visti davvero tanti, ma tanti, e ha letto tanti libri su questo fatto e su criminali assassini malati di mente. Ad un certo punto era ridotto ad uno straccio, ma alla fine tutto è finito bene. Quindi la maledizione del Joker sarà vera o no? Chi lo sa? Per ora noi sappiamo solo che ci rivedremo alla prossima. Solito posto, solita voce e orario diverso. Ciao gente!